Quest'anno abbiamo voluto strutturare le attività su più giorni per offrire ai ragazzi più prospettive attraverso le quali riflettere e soprattutto per far capire loro quanto importante sia rielaborare il passato attraverso uno spirito critico, con un occhio però sempre vigile sul presente e in prospettiva futura. Quindi memoria per rielaborare e non semplicemente ricordare. La cosa che mi è piaciuta, ma ci è piaciuta di più di questi tre giorni dedicati alla memoria, è stata quella che è stata un'attività fortemente inclusiva, perché anche i ragazzi che solitamente rimangono magari in disparte, non hanno magari il coraggio di fare delle affermazioni, di dire una loro opinione, attraverso questa attività invece, lo vedrete poi nel video, riescono invece a mettere a nudo le loro emozioni e anche a creare a noi delle emozioni forti. Ecco, questo è quello che veramente ci ha colpito. L'aver dedicato tre intere giornate alla memoria ha portato i ragazzi a interiorizzare tutto il contesto storico, e anche coloro che normalmente sono più sensibili hanno esternato i loro sentimenti, e allo stesso modo anche le persone che sono i ragazzi che sono più resti invece a manifestare, che raramente o con difficoltà partecipano a attività di questo tipo, sono riusciti a esternare i propri sentimenti. Quest'anno abbiamo ricordato la giornata della memoria in tre momenti diversi. In questi tre momenti non abbiamo solo ricordato la giornata, ma abbiamo anche approfondito sul significato della giornata stessa e di quello che succede ancora oggi, non con gli stessi mezzi ma in altre forme. Penso che sia molto importante approfondire sugli orrori del passato e su quelli che accadono ancora oggi sotto i nostri occhi. Finalmente, dopo anni, è stato fatto qualcosa di reale e concreto per la giornata della memoria, per capire quello che è stata, con incontri, discussioni, approfondimenti e non più con il classico film di quale spesso non si capisce nemmeno il significato. Rubo volentieri una citazione a Primo Levi, il quale disse che la peste si è spenta ma l'infezione serpeggia. Sta a significare che chi non capisce gli errori del passato è destinato a ripeterli, e a noi giovani sta capire l'importanza di questo messaggio. Pensare e ricordare fa bene, ma secondo me bisogna saper sfruttare gli errori successi su noi umani, perché noi non siamo ebrei, atei, musulmani o cristiani, noi siamo umani, tutti uguali ma tutti diversi. Dopo questa breve premessa vi raccontiamo la nostra giornata della memoria, un lungo cammino verso il futuro. Quest'anno, per celebrare la giornata della memoria, abbiamo suddiviso le attività in tre giorni. Il primo giorno, ovvero appunto la giornata della memoria, abbiamo seguito una live su YouTube di due scrittori che hanno scritto un libro sui giusti fra le nazioni, Daniele Aristalco e Alice Bigni. E prima di quest'anno non avevamo mai trattato questo argomento e non ne conoscevamo l'esistenza. Il giorno dopo abbiamo visto un film, il film Mi ricorda Anna Frank, per commemorare questa ragazza che, grazie alla sua passione per la scrittura, ci ha raccontato la sua storia. Infine, l'ultimo giorno ci siamo immersi nel tema dell'indottrinamento giovanile con il film Jojo Rabbit, che parlava di questo argomento anche con una chiave ironica, ma che nascondeva un messaggio molto importante per le generazioni future. Eleonora, perché è importante non dimenticare? È importante non dimenticare perché, come diceva Primo Levi, è successo, quindi può anche riaccadere. Ma la nostra non deve essere una memoria ripetendosi sempre la stessa frase per non dimenticare. La nostra deve essere una memoria fertile, perché di sopravvissuti ne sono rimasti pochi e dopo di loro toccherà a noi raccontare quello che è successo ai nostri figli e ai nostri nipoti. In questo periodo è importante vaccinarsi contro Covid e rispettare tutte le norme anti-Covid, ma è anche importante, come sempre, vaccinarsi contro l'indifferenza. E come dice sempre la grande Liliana Segre, la memoria è il miglior vaccino contro l'indifferenza.
Indifferenza e abulia, è parassitismo e vigliaccheria non è vita. Perciò detesto, disprezzo e temo gli indifferenti. Le parole di un grande intellettuale uomo politico, Antonio Gramsci, rendono bene il senso di una malattia morale che può essere anche una malattia mortale. L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice, complice dei misfatti peggiori. L'alternativa, diceva Don Milani, è me ne importa, mi sta a cuore. Per te, Samuela, perché è importante la memoria? La memoria per me è indispensabile, soprattutto per noi giovani che dobbiamo passare il testimone alle generazioni future. E inoltre possiamo fare in modo anche che questo non si ripeta più. Erika, qual è stata invece la tua attività preferita? La mia attività preferita è stata quella delle cartoline della memoria, in cui c'erano delle immagini con delle scritte e abbiamo capito il punto di vista di altri studenti. E tu, Rada, qual è l'attività che ti ha colpito di più? L'attività che mi ha colpito di più è quella in cui abbiamo potuto vedere un'intervista alla figlia dei due coniugi sardi, Girolamo e Bianca Soggiu, dove ci è stata raccontata la loro vita e come hanno salvato una bambina ebrea. I due si conobbero a Rodi, un'isoletta nell'Egeo, durante la guerra, e Bianca scrisse un libro da Rodi a Tavolara. Dopo questa loro azione i due furono riconosciuti come giusti fra le nazioni e oggi si trovano nel Giardino dei Giusti, nello Yad Vashem a Gerusalemme. Questo è un luogo dedicato a tutti coloro che hanno messo a rischio la loro vita per poterne salvare un'altra. Lorenzo, tu che cosa hai capito da questi 3 giorni della memoria? Ho capito che molte persone prima di noi sono state molto sfortunate perché venivano perseguitate a causa dei pregiudizi che venivano presi come un'ossessione e quindi molte persone sono state uccise ingiustamente. Per questo noi diciamo che non bisogna dimenticare, ma ancora oggi ci sono molti esempi di crudeltà e persecuzioni quando gente come i migranti vengono portati nei campi profughi e vengono anche molte volte uccisi dalle condizioni igieniche pessime. Quindi dobbiamo ricordarci di non dimenticare e non ripetere quello che è successo. Anna, come ti è sembrato il film di Jojo Rabbit? Il film di Jojo Rabbit faceva vedere quello che succedeva dal punto di vista dei nazisti e c'erano delle persone che erano disposte a dare la propria vita per salvarne un'altra e quindi erano contro quel modo di fare, invece delle persone molto fanatiche che credevano che Hitler fosse una brava persona. Oscar, ci daresti anche il tuo parere su questi 3 giorni? Questi 3 giorni mi hanno fatto capire quanto male può fare un uomo ad un altro uomo solo per un pregiudizio razziale. In conclusione, noi ragazzi di questi tempi abbiamo capito l'errore commesso e per non ripeterlo mai più utilizzeremo delle semplici regole. No al razzismo, no alla violenza e no ai pregiudizi. Data l'importanza del tema, abbiamo dedicato 3 giorni alla giornata della memoria. Abbiamo conosciuto i giusti fra le nazioni e ci è stato presentato un libro sul Giardino dei Giusti. Abbiamo approfondito la storia di Anna Frank guardando un film e abbiamo visto infine il film di Jojo Rabbit, in cui dietro l'ironia e la comicità si nascondeva un messaggio molto importante, ovvero l'indottrinamento delle giovani menti, che è purtroppo un pericolo ancora attuale. Le guerre sono brutte, noi siamo molto fortunati, tutti noi ragazzi. Quest'anno abbiamo imparato parole nuove come il Giardino dei Giusti, che si trova a Gerusalemme e nel quale vengono ricordate persone non ebree che salvarono la vita degli ebrei. L'idea di celebrare i giusti nasce a Gerusalemme nel 1962. Un signore che si chiamava Moshe Beisky
decide di costruire un giardino e di piantare degli alberi e dedicare ciascuno di questi alberi agli uomini e alle donne non ebrei che durante la Seconda Guerra Mondiale si sono spesi senza ricavarne nessun vantaggio per salvare la vita a una o più persone che venivano perseguitate dal nazismo. E quindi lui ha deciso di fare questo, di simbolicamente celebrare queste persone, ma l'idea geniale secondo me Alice sta in questo, cioè nel fatto che non ha deciso di mettere lì dei cippi marmorei, delle targhe, ma degli alberi, cioè degli elementi vivi. Sappiamo che le forme, gli esseri viventi, nessun essere vivente può prescindere dalla cura, e la cura vuol dire fare qualcosa per quell'essere vivente. Quindi la memoria dei giusti è una memoria viva, e quindi bisogna fare qualcosa, continuare a fare qualcosa per tenere in vita quegli alberi. E che cos'è che possiamo fare? Beh, intanto possiamo ricordare questo, che in ogni situazione c'è un margine di azione, c'è sempre qualcosa che si può fare, perché appunto i giusti non sono persone nate giuste o scelte dall'alto per essere giuste, ma sono persone che hanno fatto la cosa giusta al momento giusto. Sonia, che emozioni ti sono rimaste dopo questi 3 giorni della memoria? Mi è rimasta l'empatia e la commozione verso queste persone, perché mi sono immedesimata nel loro dolore, e anche la rabbia, perché so che queste cose accadono ancora verso popoli diversi con diverse forme. Vorrei ribaltare la frase di Antonio Gramsci: la storia insegna ma non a scolari, per estrapolare il significato che noi dobbiamo imparare dai nostri errori. La storia ci ha dato degli insegnamenti che noi dobbiamo catturare e dobbiamo imparare dagli errori commessi prima in modo da non ripeterli. Matteo, qual è il film che abbiamo visto ti è piaciuto di più e perché? Il film che mi è piaciuto di più è stato Jojo Rabbit, perché faceva vedere non cosa subivano gli ebrei, ma dalla prospettiva dei nazisti, e ci fa capire come venivano educati i bambini in modo vergognoso, come gli inculcavano all'odio verso le persone che sono di razza o religione diversa, come se fossero inferiori. Ricky, so che il film di Jojo Rabbit ti è piaciuto moltissimo, come mai? Mi è piaciuto perché è ridicolizzato Hitler e la guerra è sempre brutta. Hitler! 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 È stato appunto il film, mi ricordo, Anna Frank, e quello che mi ha colpito di questo film è stato il carattere forte di Anna e la sua positività e avere fiducia nel suo prossimo. E appunto lei ci ha lasciato un grande insegnamento, che è quello di rimanere positivi e restare anche forti nelle situazioni più brutte che possiamo subire.
Anna. Ho paura. Dammi la mano. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Non sei su questo treno. Ti trovi ad Amsterdam. Nella soffitta dove guardavamo il cielo. Vedi il sole brillare attraverso la tenda della finestra. Lo stai vedendo? Mm-hmm. Essere sereni anche qui dentro. Adesso è sera e noi siamo sdraiati su un prato. Fa caldo e stiamo guardando il cielo limpido illuminato dalla luna. Guarda, ci sono milioni e milioni di stelle. Sono così lontani, ma ci mandano la loro luce per farsi vedere da noi. Forse c'è qualcuno che ci abita. E ora è sdraiato su un prato e guarda la terra. Anna, mi sposerai quando tutto questo sarà finito? Voglio sposarti quando saremo liberi. Ma noi siamo liberi, Peter. Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche... Ci piacerebbe concludere questa giornata con un pensiero di Otto Frank, il papà di Anna Frank. Libertà è quando vai a dormire la sera sapendo di non aver fatto del male a nessuno. Viva la libertà! 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 Viva! Parola magica, mettila in pratica. Senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai. Ha mille rughe ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là. Ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime. E se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà! Viva! La libertà! Viva la libertà! Viva! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva la libertà! Viva, 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 viva! Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà, 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 viva la libertà. Per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà! 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 Libertà! Viva la libertà, viva!
Viva! Viva! Ci va! La libertà! Lo ir ne bayis shavom le voy na boy ma shem lo ish mari shav shokat choy mai ma shem lo ir ne bayis shavom le voy na boy ma shem lo ish mari shav shokat choy mai ma shem lo ir ne bayis shavom le voy na boy ma shem lo ish mari shav shokat choy mai Im Hashem lo yivne ba'is Shalom lo boi na boi Im Hashem lo yishmori yid Shav shokat shoy mei Hine hine lo yonum Lo yonum ve lo yishon Lo yonum ve lo yishon Shoy mei Yisroel Hine hine lo yonum Lo yonum ve lo yishon Lo yonum ve lo yishon Shoy mei Yisroel Hine hine lo yonum Lo yonum ve lo yishon Lo yonum ve lo yishon Shoy me Yisroel Hine hine lo yonum Lo yonum ve lo yishon Lo yonum ve lo yishon Shoy me Yisroel Hashem lo yivne ba'is Shalom lo boi na boi Im Hashem lo yishmor yid Shav shokat shoy me Im Hashem lo yivne ba'is Shalom lo boi na boi Im Hashem